Ambra Angiolini non sta vivendo un bel momento. L'attrice non poteva che versare fiumi di lacrime al funerale dell'amico e regista Max Croci scomparso precocemente. Ambra Angiolini ha detto addio a una persona speciale, un uomo che ha segnato la sua vita e la sua carriera, il regista Max Croci recentemente scomparso. L'attrice non poteva che crollare in una valle di lacrime essendo una persona molto sensibile. Il triste addio a un amico e collega. Sabato pomeriggio, 10 novembre, si è celebrato il funerale di Max Croci. Il regista, nato a Busto Arsizio nell'ottobre del 1968, era malato da molti anni. Il regista ha esordito al cinema nel 2015 con il film Poli opposti con Luca Argentero e Sara Felberbaum. Nel 2016, grande successo per il film Al posto tuo, che vede ancora una volta come protagonista Luca Argentero. L'anno successivo è uscito il suo ultimo film La verità, vi spiego, salvamotore con protagonista Ambra Angiolini. Ambra insieme a Paolo Cessisoglu. L'attrice era presente al suo funerale insieme al collega Paolo Cessisoglu. L'ex moglie di Francesco Renga non è riuscita a trattenere le lacrime. Il funerale si è celebrato presso la chiesa dei Frati Minori. Molti sono gli amici, parenti e personaggi dello spettacolo che sono giunti per dare un ultimo saluto a Max Croci. Fra Pasquale Ghezzi ha voluto dare l'ultimo saluto al regista con queste parole: Adesso Ma conoscerà finalmente suo padre. Il regista 50enne perse il padre quando era piccolo. Fra Pasquale Ghezzi ha sottolineato che è riuscito a realizzare il suo sogno e saluta così il regista. Ora nei nostri cuori risuona armonioso il tuo battito d'ali. Quando è finita l'omelia del parroco sulle note della canzone E Veritis Albrig di Jesus Christ Superstar, la bara è stata trasportata all'esterno accompagnato da un commovente applauso.